cerco di far vendere dischi o lavoro con la società che produce e vende dischi, cosa che non è più vera, perché qualunque casa discografica non si chiama, non si può più chiamare record company ma entertainment company. La parola d'ordine, insomma, diciamo, la parola chiave di tutto questo è un cambiamento continuo che avviene oramai con curve temporali rapidissime, non più, diciamo, con cicli di anni e nemmeno di, o anche solo di un anno, ma con cicli di 2-3 mesi. Lavorare alla musica vuol dire dover essere pronti a cambiare in continuazione. Quando io inizio a fare questo lavoro, ben 24 anni fa, lavoravo su per vendere vinili, CD e cassette. La casa discografica si occupa in questo momento della musica che produce un artista, ma anche dell'attività che può fare in funzione del fatto di essere famoso. Quindi non produce prodotti e ricchezza, diciamo, revenues sulla base della semplice vendita di un supporto. Proviamo un po' a vedere altre, come dire, spie del cambiamento. Questa foto poteva essere, può essere, anzi sicuramente, la visualizzazione di un comportamento di pubblico medio qualche anno fa, una decina di anni fa, di fronte a un evento pubblico X. C'è solamente questa piccola cosa sulla destra che ci dice che questa persona ha un atteggiamento o un comportamento leggermente diverso da tutti gli altri. Questo è del 2013. La fruizione di quello che c'è davanti ai nostri occhi è completamente diversa ed è condizionata dalla tecnologia. Questo è quello che facciamo quasi tutti noi oggi. Diciamo, una media di età. Guardo una cosa in TV, guardo il mio profilo su Facebook o al tablet, oppure commento su quello che sto vedendo, oppure vedo che cosa dicono gli altri di un altro programma di quello che sto vedendo. Il lavoro nostro di marketing e comunicazione deve prendere in considerazione il fatto che la nostra comunicazione iniziale può essere moltiplicata, frammentata, negata, cambiata, distorta da tante comunicazioni che avvengono in continuazione e fuori dal nostro controllo, che a seconda dei punti di vista può essere uno stress o una figata. Qualunque tipo di community va gestita, deve essere gestita necessariamente dalla community più microscopica a questa che è l'esempio macro connesso, che è la community di One Direction, che noi gestiamo come unico caso Italia, gestiamo direttamente noi, che vuol dire che, diciamo, ci stiamo 900-8000 persone che sanno da noi delle cose, ci dicono delle cose, eccetera, eccetera. Praticamente il 90% del marketing di questo progetto non cade su campagne pubblicitarie, pagine stampa, campagne radio, ma risorse messe in società e con le persone che ogni giorno dialogano con, diciamo, verticisticamente. Iniziano a erogare con 20-30 persone che arrivano poi attraverso il passaparola a quasi un milione. Diciamo, il modello di business era questo. Il prodotto era sostanzialmente uno. Il disco, che poi fosse cassetta, vinile, CD, il disco. L'artista va in studio per fare un disco. 10, 12, 20, 8 pezzi, quello che è. Tutto gira intorno al disco. I luoghi del mercato dove la gente, dove il pubblico entra in contatto con il disco erano i negozi dischi o comunque dei luoghi fisici dove si vendevano i dischi o alla, diciamo, nella totalità, oppure in parte, cioè o negozi dischi vero e proprio, oppure quello che adesso è metodo, perché più tradizionalmente era, diciamo, una slide per arrivare al disco, era un modello vecchio, attraverso i negozi al pubblico. Il modello di marketing era ho a che fare con dei media che parlano ad un pubblico. Io parlo a loro, loro parlano al pubblico. I media principali erano sostanzialmente tre: TV, stampa e reali. Il modello attuale è un pochino più articolato, non necessariamente complicato, però molto articolato. Prima di tutto ci sono molti più prodotti. Perché? Qualunque artista, innanzitutto, non si vendono solamente più i dischi, i CD, i vinili, si continuano a vendere, una percentuale diversa, una minore, cioè sempre minore nel tempo, che poi a volte si stabilizza o cresce anche un pochino,
però di base non è l'unica cosa che si vende, si vendono i file, video e audio, e si vendono dei servizi, cioè la possibilità di avere, di streamare la musica, è un servizio che Spotify attraverso i nostri contenuti. Il video non è più uno strumento promozionale, è un contenuto commerciale, perché il video, che prima veniva solo mandato anche di musica che faceva pubblicità nel disco, è una fonte di guadagno, perché se io guardo un video su YouTube non pago niente, ma YouTube paga gli aventi diritto, le discografiche, editori e artisti, eccetera, eccetera. E le forme di marketing sono n volte, perché non è che non c'è più la tipo la radio della strada, cioè, ma uno, contano sempre di meno, o meno, diciamo, alcune di queste contano sempre di meno, altre sono sempre molto decisive, ma non da sole. Lo streaming, che è in questo momento in Italia, che ha sempre per forza di cose, e non per critica, ma un ritardo naturale rispetto ad altri paesi, in questo momento specifico, questa è soprattutto la ragione per cui parlando con Gianni si pensava di fare questa lezione aperta per sottolineare esattamente questo contesto attuale. In questo momento sta cambiando in maniera acceleratissima il modo di lavorare, ma anche lo stato del mercato e dell'industria, e quindi la parte economica, che da quando è arrivato Napster a, diciamo, l'anno scorso, è andata sempre più in crisi, ha cambiato tanto, quindi tornando alla parola chiave, cambiamento, chi non cambia non ce la fa, non solo per il lavoro, ma l'industria che non cambia non ce la fa, quindi i dischi si vendono sempre meno, sempre più velocemente, il download inizia a crescere e piano piano inizia, se ho meno 10 il vento di decremento del fisico, la crescita del digitale meno attenua, fino a negli anni a pareggiarla e fino addirittura a sopravanzarla, quindi a creare un segno positivo dove c'è un segno negativo. In questo momento il mercato italiano, come questo anche molti 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 mercati del mondo, dice invece che il download inizia a scendere, dati ufficiali fini 2014 verso 2013, quindi la differenza tra questi due anni, ho meno 15%, mentre lo streaming per la prima volta, circa un anno dopo l'apertura di Spotify, cresce dell'83%. Questo 83% fa sì che il totale mercato sia inattivo. Succederà sempre di più, e quello anche che ha portato iTunes a generare più musica. Cioè a capire che il modello del download non è completamente in crisi, inizia a non funzionare come prima. Questo però dopo solo, diciamo, un decennio circa. È un ambiente in cui io posso ascoltare dei brani inseriti nella mia lista. Quindi il motore e diciamo, l'unità di misura, il mattone di Spotify sono le playlist, che sono lo strumento di marketing su cui noi stiamo imparando a lavorare. Perché i brani girano più velocemente, e quindi più velocemente salgono in classifica, più vengono streamati, più volte vengono streamati. Ma il motore dello streaming non può essere solamente il brano insieme, ma la playlist dentro la quale è il proprio brano. Posso trovare delle playlist tematiche che mi piacciono per l'argomento. Inizio a streamarle e magari non guardo nemmeno cosa sto ascoltando. Parto la playlist, parte. Se mi piace, poi posso A, streamarla di nuovo, B, andare a vedere quale pezzo mi piace, quale no, C, metterla nella mia larga playlist. E questo è il meccanismo che fa la metà di streaming. E questo è il meccanismo sulla base del quale un artista viene, acquista popolarità, un artista vende il contenuto, perché nel momento in cui io streamo, acquisto qualcosa. L'ho già acquistato, sto generando una regola, un ricavo, che poi va all'artista che ha scritto. Il mio lavoro di marketing è
deve fare sì che ci siano più streaming possibili dei brani all'interno dei minori previsti possibili.